Amici di Rete 55, buon lunedì e buona settimana da Biancorossi News. Iniziamo la nostra settimana parlando di pallavolo perché siamo in compagnia di una realtà storica importante di Busto Arsizio. Parliamo di pallavolo maschile, ovviamente la Pro Patria Volley. Un benvenuto naturalmente al vicepresidente Giuseppe Scaduto. Buongiorno a tutti. Un grandissimo piacere, e qui con noi c'è anche un amico, posso dirlo, Marco Colombo, nuovo team manager, nuova avventura anche per te. Ciao Marco. Ciao Mattia, e grazie di questa tua disponibilità sempre che ci dimostri. Insomma, è bello poter anche cominciare con te, che ci dai questa appunto visibilità. Oh, un grandissimo piacere. Siamo in un posto un po' particolare, perché insomma sappiamo che sarà una stagione un po' particolare, quindi anche la partenza è un po' particolare. Dove siamo? Ma come possono vedere anche i tuoi ascoltatori, i tuoi telespettatori, siamo in un parco qui a Busto. Tutti lo conoscono come Parco Sempione perché quest'anno abbiamo iniziato la preparazione proprio all'aperto. Gianni Volpicella, il nostro tecnico, ha voluto cominciare proprio mettendo subito così alla frusta, diciamo, i nostri giocatori, cominciando a farli correre, a fare attività proprio aerobica, e questo era il luogo che per noi sarà più adatto. Beh, presto, una ripartenza un po' particolare, già essere qui, insomma, perché sappiamo tutti il momento, però l'importante è ripartire. Poi sappiamo tutti che è un momento, insomma, particolare, e vedremo un po' cosa succederà. Particolare. Esattamente. Ma diciamo che la preparazione è bene farla, soprattutto nello start-up, non sul terreno duro, quindi il parco è ideale anche per la corsa, per i vari esercizi. Quindi il nostro coach predilige proprio queste due settimane di preparazione. Tornando alla partenza, speriamo che quest'anno prima di tutto si riesca ad entrare in palestra. Che già, ecco, perché davvero questo è un problema. È un problema. E poi speriamo che non ci siano interruzioni e che tutto l'entourage si attenga un po' alle regole e a quello che il protocollo dice, proprio per evitare contagi e problemi particolari. Ecco, proprio appunto sulla questione palestre, ne abbiamo parlato anche le settimane scorse con Alberto Bonomi, che insomma è sempre in prima linea, certo, accanto a tutte le società. A Busto a che punto siete, insomma? Beh, Busto, allora, il comune praticamente ha avuto l'ok di quasi tutte le palestre, nel senso che le palestre devono poi avere il consenso delle scuole, no? È un consenso un po' velato, perché non essendo loro i proprietari, in quanto la proprietà del comune o provincia, loro devono dare un parere, nel senso di non utilizzo in quegli orari. Tutte le palestre tranne un paio, cioè tutte le scuole tranne un paio, hanno dato un parere benestante. Quindi settimana prossima dovremo già risolvere il problema con il comune. E sappiamo che insomma la federazione ha chiesto un intervento nazionale, perché naturalmente la discrezione poi si diventa comunale, diventa addirittura scolastica. Naturalmente poi il rischio che poi si giochi a macchia di leopardo. Certo Mattia, su questo aspetto mi permetto di aggiungere una cosa a quello che diceva Giuseppe. È chiaro che noi siamo in prima linea per quanto riguarda proprio i protocolli. Noi abbiamo preso quello della FIPAV, che tra l'altro a breve verrà rinnovato. L'abbiamo studiato e abbiamo già predisposto tutte le misure per poter cominciare l'attività in palestra nella massima sicurezza. Ecco, com'è il lavoro di un team manager in un momento come questo? Già è complicato di suo perché tante cose da fare, la preparo a organizzare, adesso però il lavoro diventa doppio. Allora, c'è da dire questa cosa, e qui ho il piacere che sia Giuseppe da parte a me, che devo ringraziare perché insomma lui mi ha creduto in me, ha voluto offrirmi questa opportunità, lui e la presidenza della Pro Patria. Devo dire che il progetto Pro Patria è una società storica, ma che è in fase di grande rinnovamento, e anche dal punto di vista appunto dirigenziale c'è questa voglia di potersi ampliare, di poter inserire magari diverse figure, ognuna con le sue come dire, professionalità, competenze e capacità. Io mi sono trovato in questa realtà molto, mi sto trovando molto bene, perché devo dirti la verità Mattia, ho trovato un ambiente positivo, i ragazzi hanno tutti voglia di fare, la squadra è stata abbastanza rinnovata, perché per raggiunti limiti d'età purtroppo qualche ex atleta, qualche atleta ha dovuto abbandonare, però c'è tanta voglia di fare, ovviamente c'è tanta attenzione, come dicevamo prima, anche a tutte le precauzioni che ci devono essere, però ecco, ci sono tutti i presupposti per poter fare bene. Beh, Giuseppe, ha parlato Marco di storie, di una storia grande, e la realtà, perché insomma a questa città a questo punto manca una grande pallavolo maschile. Bravissimo. Busto si parla tanto spesso ormai, adesso c'è anche la Futura, quindi doppia dicotomia,
la pallavolo femminile, ma insomma la storia di Busto Arsizio della pallavolo merita anche una super squadra anche merita nella maschile. Una super squadra, merita soprattutto un team che sappia organizzare, che sappia veramente lavorare su tutti i fronti, perché portare la pallavolo ad alto livello bisogna fare in modo che ci siano anche le competenze non soltanto dell'allenatore, perché noi abbiamo la fortuna di avere un grande allenatore che è Gianni Volpicella, di un'esperienza, 26 anni di Serie A, quindi voglio dire ha un'esperienza enorme, ma l'importante è poi dopo avere una struttura organizzativa con competenza e diciamo così con un aspetto funzionale veramente a posto. Ecco l'inserimento di Marco Colombo, cioè non bisogna sempre improvvisare la buona volontà, occorrono anche le competenze, perché a lungo andare, a lungo raggio, queste competenze qui si sentono, no? Per momenti di difficoltà sai cosa fare, momenti di criticità sai come intervenire, perché sennò diventa veramente una società che vuol fare giusto per divertirsi, giusto per fare le cose. Ecco, noi vogliamo andare verso l'altro binario, quello delle competenze. Ecco, c'è un obiettivo a lungo termine che vi siete posti? Sì. Chiaro che fare obiettivi adesso veramente non è facile per nessuno, però sicuramente fare anche qualche scongiuro, diciamo, facciamo tutti, perché no. È vero, parliamo di pallavolo, ma li facciamo tutti in generale. Si può dire dove vogliamo andare, cosa, ma possiamo semplicemente dire che vogliamo una realtà funzionante e con competenza, quindi abbiamo un gran bisogno anche che il territorio percepisca queste cose, perché il bacino d'utenza di Busto Arsizio è perfetto, raggruppa veramente tutta la realtà intorno, l'Interland e tutto, che è fondamentale. Noi abbiamo visto negli anni passati la Power Roller quando giocava a Busto e nelle partite di cartello il palazzetto era pieno, ma pieno, quindi vuol dire che c'è proprio la necessità di una pallavolo maschile, cioè il prodotto pallavolo a Busto, se ben gestito, ben fatto, al di là del femminile, che lavorano bene, sono dei professionisti a tutti gli effetti, c'è bisogno anche di una realtà maschile fatta da persone che sanno fare il loro lavoro. Deve essere un'azienda, deve essere poco più che un'azienda. Marco, che conosce bene la Power Volley, Power Volley, perché insomma già team manager 6 anni fa, giusto? Sì, la prima stagione di A1. Siamo conosciuti lì al centro pavese, è andato di fatto, pavese. Quindi davvero da questa tua esperienza puoi effettivamente dire che la pallavolo maschile, che se vogliamo sempre un po' più di fatica a partire rispetto a quella femminile, può funzionare davvero qui a Busto e può farlo davvero ad altissimo livello. Sicuramente Mattia, questo è un ambiente... quello bustocco, ma generalmente del, chiamiamolo, il basso varesotto per intenderci, o l'alto milanese, perché qui si è un po' a cavallo, è un ambiente che ha dimostrato di avere molta attenzione al pallavolo maschile. Purtroppo, uso un termine brutto, c'è poco materiale umano, nel senso che è più facile fare la pallavolo femminile, ci sono più squadre, anche le ragazze sono un po' più disponibili, ce ne sono anche di più che le frequentano. Però è vero che a me piace sempre fare questa differenza tra la pallavolo e il volley, ok? La pallavolo femminile, noi facciamo il volley, che è un po' quello maschile, è un po' più difficile da fare per i motivi che ho detto, però ecco, per tornare anche agli obiettivi, Mattia, questa è una squadra che l'anno scorso ha fatto molto molto bene, che era praticamente in testa alla classifica, comunque nella parte alta della classifica fino a quando il campionato non si è interrotto. Io direi che sarebbe un bello obiettivo è riuscire a riproporsi sugli stessi livelli, ecco. Ovviamente io sono anche dell'avviso, come ho detto anche in altre occasioni, che poi chi comincia la stagione da papa poi la finisce da cardinale, quindi noi non vogliamo volare subito alto, staremo con i piedi per terra, però consapevoli del fatto che è stato fatto bene l'anno scorso e sono in presupposto di poter fare bene anche quest'anno. Allora, un grandissimo in bocca al lupo, siamo in chiusura, mi raccomando. Anzi, viva il lupo, non crepi. Viva il lupo, viva il lupo, siamo al parco, siamo non possiamo dire crepi il lupo. Ci vedremo, perché insomma verrò a trovarvi, poi sentiremo settimana prossima anche il coach, così almeno ci racconterà anche la sua, insomma, per questo avvio di stagione che speriamo, incrociamo le dita, sia davvero normale, ecco, che già dire normale è dire tanto. Certo. Grazie mille, allora, grazie a presto, a te, è stato un grandissimo piacere, allora, a tutti gli appuntamenti della settimana con Biancorossi News, domani sera, naturalmente, Bar Eccellenza, Biancorossi News mercoledì e naturalmente l'area Vendoscaronno venerdì sera, Mondo Galoppo. È davvero tutto, una buona settimana, ciao!